Ed ora la nostra storia di copertina. Amalfi, la prima repubblica marinaria d'Italia, deve la sua gloria ad una geniale invenzione, la bussola, ed un proficuo scambio culturale con gli arabi. Il mare poi è stato fondamentale, sia nel costruire la sua fortuna che nel distruggerla. La persona ideale a cui chiedere informazioni, Flavio Gioia, l'inventore della bussola, o meglio il perfezionatore, perché sembra che il copyright spetti ai cinesi insieme a quello di un sacco di altre cose. Un'invenzione geniale, tutto gira e il lago magnetico rimane ostinatamente fermo a indicare il nord. Napoli a nord, Salerno a sud, siamo ad Amalfi, perla della scogliera omonima, anche se qui di perle ce ne sono parecchie, nonché prima repubblica marinara d'Italia. Marinai nati gli amalfitani e commercianti pure. Si può dire che furono i primi a uscire dal Medioevo in Italia, a esplorare il Mediterraneo e a stringere rapporti con gli arabi. È la più prospera città della Longobardia, cioè dell'Italia, scrive un cronista arabo a proposito di Amalfi. Dagli arabi, che allora erano molto più progrediti degli europei, impararono a usare le cifre dette appunto arabe, quelle che usiamo ancora oggi. Impararono a usare soprattutto lo zero, ma impararono anche a coltivare l'asparago, il carciofo, l'albicocco e soprattutto gli agrumi, aranci e limoni, l'oro di questa scogliera. Gli amalfitani inventarono anche il primo codice di leggi marittime, che si regolano i rapporti reciproci, diritti e doveri fra armatori, commercianti, imprenditori. Inventarono anche le polizze di assicurazione e perfino una forma di previdenza per la gente di mare. E già che c'erano, gli amalfitani, dopo aver inventato la bussola, inventarono anche un paio di venti, nel senso che diedero loro il nome. Tramontana, dal nome del paese di Tramonti a nord di Amalfi. Grecale, dal nome del vento di nord-est che incontravano navigando verso l'Egitto. Arrivarono in Palestina, in Siria, in tutto il Medio Oriente e perfino in India, a Cairoe. Pagavano in contanti, coi tarì d'oro della loro zecca, e i contanti, da che mondo è mondo, sono sempre stati un ottimo lasciapassare. Questa è l'imbarcazione con la quale l'equipaggio di Amalfi partecipa alla regata delle antiche repubbliche marinare. È solo un pallidissimo ricordo delle navi che venivano costruite qui, nel famoso arsenale di Amalfi. Erano le famose galee da 116 remi, che vuol dire ben 58 file. Erano navi enormi, le più grandi del Mediterraneo. Questa parte è ciò che rimane dell'antico arsenale. Il resto venne spazzato via dal terribile maremoto del 1343. La grande ricchezza di Amalfi, l'acqua, davanti il mare, alle spalle i torrenti e le cascate della Valle dei Mulini. E l'acqua è fondamentale in due procedimenti industriali, per la lavorazione delle pelli e per la produzione della carta. La tecnica della lavorazione della carta dagli stracci di cotone, di lino e di canapa gli amalfitani l'avevano imparata dagli arabi, che a loro volta l'avevano appresa dai cinesi. In breve tempo Amalfi diventò un vero e proprio centro industriale con molte cartiere in funzione. La carta di Amalfi veniva detta bambagina, prodotta appunto con gli stracci di cotone macerati nell'acqua. Ma se voi foste l'imperatore, affidereste le vostre parole a un materiale così delicato come la carta? E infatti Federico II fu categorico. I documenti ufficiali vanno registrati su pergamena. Gli amalfitani però fecero orecchie da mercante, continuarono a usare la carta finché Carlo I d'Angiò, più o meno un secolo dopo, diede loro ragione. La carta va bene, anzi benissimo, disse. Insomma, chi la dura, la vince. Una di queste cartiere esiste ancora, è antica anche nel nome, si chiama Amatruda. È specializzata nella carta a mano, ideale per l'inchiostro e per la grafica d'arte. Il marchio di fabbrica è questo, le due mezze lune arabe. Si raccoglie con un telaio dalla vasca il cotone macerato e si deposita il foglio su una base di legno arrotondato. Ultimo atto, i fogli pressati vengono portati nello stenditoio e messi ad asciugare. E adesso il bucato di carta è pronto per essere steso. Il mare come risorsa, il mare come pericolo.
Dal mare arrivavano le merci, gli amalfitani importavano legni pregiati, stoffe preziose e soprattutto spezie ed esportavano fra l'altro gli schiavi rastrellati nel centro Europa. Però capitava che ogni tanto i partner commerciali si trasformassero in terribili nemici. Per questo tutta la costiera è costellata di torri d'avvistamento. Questa è una delle meglio conservate. Si trova a capo di conca ed è detta Torre del Silenzio. Certo, non è che le guardie, dopo aver avvistato il nemico, potessero fare grandi cose, si limitavano a scappare mediante apposita botola collegata con le grotte. Raccontano che due signore americane, una sessantina d'anni fa, capitarono da queste parti e, colpite dalla bellezza del luogo, caddero in ginocchio chiedendo al Signore di farle passare immediatamente a miglior vita così da poter essere sepolte qui. Noi non ci associamo alla loro richiesta, ma dobbiamo riconoscere che i luoghi sono davvero straordinari. Di tutta la costiera amalfitana, questa è la zona meglio conservata perché sono state rispettate le architetture originali. Nelle case imbiancate a calce, gli archi, le volte degli archi arabi, la scalinata esterna e il detto di Conca dei Marini: in ogni finestra il sole, da ogni finestra il mare. Li turchi alla marina. Questo era il grido lanciato dalle sentinelle che significava morte, terrore e distruzione. Il 27 giugno 1544, giorno di Sant'Andrea all'alba, apparve all'orizzonte una flotta turca composta da ben 150 imbarcazioni e comandata dal terribile Kair ad-Din, il Barbarossa. Tutte le campane suonarono, la gente si apprestava al peggio quando improvvisamente una violenta tempesta distrusse la flotta musulmana. Per questo motivo il 27 giugno di ogni anno tutte le campane della costiera suonano a distesa per ricordare un evento che fu subito giudicato miracoloso e attribuito al patrono della città, Sant'Andrea appunto. Una storia di 13 secoli, una storia tutt'altro che facile. Rapporti altalenanti con i potenti vicini, rapporti difficili con il mare e il territorio. Il mare aveva fatto la fortuna di Amalfi, il mare la disfece con maremoti terribili che a più riprese distrussero gli arsenali e le fortificazioni. Nel 600 la peste diede un altro colpo. Lo sviluppo di Napoli e del suo porto fece il resto. Da marinai gli amalfitani e gli altri abitanti della scogliera diventarono contadini e pescatori. La zona divenne marginale, ma proprio questo l'ha preservata come è stata per secoli e secoli, per la meraviglia di tutto il mondo. E infatti tutta la scogliera è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Universale dell'Umanità. Non è difficile capire perché, anzi, dicono che quando un amalfitano va in paradiso non se ne accorge neanche. Il motivo è semplice: in paradiso ha già abitato per tutta la vita. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, nell'Europa di mille anni fa i viaggi erano all'ordine del giorno, per terra e per mare. Viaggiavano i mercanti, i soldati, i pellegrini. Viaggiavano gli intellettuali e i re, i papi e i religiosi. Nella costiera amalfitana, tra repubbliche marinare, principi longobardi a Salerno, duchi bizantini a Napoli, il via vai era particolarmente intenso. Non c'è da meravigliarsi se monaci ed eremiti preferivano le valli interne, molto più tranquille e naturalmente anche meno esposte agli attacchi dei pirati. Qui, nel vallone di Cava, nell'anno 1020, un monaco benedettino dal nome singolare Alferio Pappa Carbone fonda l'abbazia della Santissima Trinità. Anche Alferio aveva viaggiato. Era partito per la Francia come ambasciatore del principe di Salerno ed era ritornato monaco benedettino. Il suo ex principale gli regala una parte della vallata di Cava. Un inizio modesto per una storia grandiosa.
I Benedettini erano una potenza, una vera e propria multinazionale. La loro arma era la conoscenza, la cultura. I potenti, i re, i feudatari sapevano conquistare i territori, ma i Benedettini sapevano fare una cosa più importante, amministrarli, farli fruttare, portarci la civiltà. Se l'importanza di una abbazia è data dalla sua biblioteca, non c'è dubbio che l'abbazia di Cava era importantissima, basta guardarsi intorno. Sono migliaia e migliaia di volumi e di documenti che anno dopo anno raccontano la storia dell'intera Italia meridionale. La maggior parte delle volte noi storici dobbiamo accontentarci di pochi reperti e di tracce, in base a questi formulare ipotesi e verificarle. In questo caso no. In sintesi si può dire che l'identità del Sud e la storia del Sud passano attraverso l'archivio dell'Abbadia della Santissima Trinità. È possibile ricostruire il volto del Mezzogiorno d'Italia. Nell'archivio dell'Abbazia si conservano 15.000 pergamene. Padre Leone ci mostra la più antica, risale al 792, un contratto nuziale longobardo. Lo sposo dona alla sposa un quarto del suo patrimonio, non male come regalo di nozze. Questo è il codice delle leggi dei Longobardi e dei Franchi. E poi ci sono i libri bellissimi, come questa Bibbia visigotica del IX secolo, o come questo libro di preghiere fiammingo, miniato, per le signore di alto rango. E tante volte non era il libro di preghiera, ma era libro forse per appagare l'orgoglio. Anche perché probabilmente non sapevano né leggere né scrivere. Poteva capitare anche questo. Questo invece è il libro dei Sette Sigilli, copiato interamente da un amanuense dell'abbazia. L'autore alla fine si rappresenta con due teste, appunto per indicare che ha impiegato tutta la vita. Lui giovane, lui e giovane, lui vecchio. E vecchio. Donazione dopo donazione, l'abbazia di Cava diventa un vero e proprio Stato nello Stato, con i suoi organi, i suoi bilanci, la sua amministrazione e perfino la sua flotta. Il porto dell'abbazia si trovava qualche chilometro più sotto ed esattamente qui a Cetara, uno dei tanti borghi di pescatori della costiera amalfitana. I monaci possedevano una vera e propria flotta con la quale andavano e venivano attraverso il Mediterraneo e non c'è da meravigliarsi perché i Benedettini erano famosi per saper fare tutto ed erano anche quindi ottimi marinai. Quello dei Benedettini è uno stile internazionale, tarato si direbbe oggi su standard europei. E anche il borgo che nasce all'ombra dell'abbazia, Cava dei Tirreni, ha uno stile in qualche modo internazionale che ricorda molto da vicino quello delle città del nord. È il borgo di Scacciavento, detto così perché la strada si avvolge su se stessa proprio per ripararsi dal vento. Ai lati i portici, sotto le botteghe, sopra le abitazioni. Una città ricca, vivace, col senso degli affari, che applica anche alla politica, come dimostra la storia vera della pergamena in bianco. Il 6 luglio 1460 nella piana di Sarno, Ferdinando I d'Aragona viene attaccato dalle truppe degli Angioini. Da Cava dei Tirreni, in soccorso del sovrano spagnolo, arrivano 500 soldati. Dire soldati è una licenza poetica, come del resto gli archibugi. Erano borghesi e contadini armati alla bella e meglio, ma l'intervento fu decisivo. Ferdinando vince, torna nella sua reggia di Napoli e per ricompensare i cavesi della loro fedeltà fa una cosa incredibile. Praticamente firma un assegno in bianco. È la famosa pergamena bianca. Ecco, c'è soltanto la firma del re e per il resto il sindaco di Cava dei Tirreni può scriverci quello che vuole. Ma la cosa ancora più incredibile è che la pergamena è rimasta bianca. Guardare per credere.
c'è la firma del re Ferdinando e basta. Colpito da tanto disinteresse, il re riduce le tasse e ai Cavesi rimane oltretutto un prestigioso certificato di buona condotta. Ma in una situazione analoga, che cosa farebbe il sindaco di oggi? Probabilmente ci sarebbe tanto da chiedere, cioè più attenzione per le autonomie locali, più attenzione per lo sviluppo specialmente di questa Italia meridionale e soprattutto ancora per la ripresa di queste bellissime zone. Insomma, una bella storia con tutti gli ingredienti delle belle storie ed è una storia che continua ancora oggi, tutta scritta qui dentro, fra le pareti dell'Abbazia della Santissima Trinità, raccolta fra le montagne di Cava dei Tirreni. Thank you.